Ciao a tutti e benvenuti. Oggi faccio un tutorial in cui vi mostro come realizzare questo reclamo direzionale, un aumento direzionale sinistro-destro, con, come potete vedere, la mare centrale singolare, che però può essere fatta anche doppia. Io parto da questo più classico. È un reclamo trafolato, come vedete, che ci sono dei buchettini che si creano, quindi possiamo definirlo anche un aumento decorativo, fa parte degli aumenti decorativi. Ho fatto questo campioncino, vedete, sull'aumento per il diritto. Quindi ora andremo a realizzare tutto dal capo insieme. Allora, possiamo iniziare. Come sempre partiamo dall'avvio delle maglie. Allora, io per questo tutorial ne faccio 11 maglie, perché dopo si va a aumentare. Per vedere avvio delle maglie, modalità di avvio delle maglie, qui sotto potete trovare sempre il link che potete consultare. Io uso quella nordica. Bene, ora partiamo con realizzare il bordino, come nel nostro campioncino, a legaccio. Quindi partiamo. Facciamo due ferri a legaccio, dopo al terzo ferro iniziamo con aumenti. Ecco qui, siamo al terzo ferro, i primi 5 li dobbiamo fare per il diritto normale, perché io andrò a fare aumento con la maglia centrale singolare in mezzo. Ora, guardate, ho fatto le mie maglie per il diritto normale, ora non faccio altro che un gettato, guardate, un gettato normalissimo. Poi, subito dopo, prendo la maglia successiva e faccio una lavorazione per il diritto normale. Eccomi qui. Poi, subito dopo, un altro gettato. E poi, procedo fine delle maglie per il diritto normale. Con questo gettato abbiamo fatto 2 maglie in più. E abbiamo già fatto questo aumento che adesso vediamo che diventa decorativo perché si creano dei forellini. Allora, andiamo. Poi ora faccio di nuovo tutto il ferro come si presenta, vedete, per il rovescio, anche i gettati di prima, vedete, l'ho fatto per il rovescio normale, come se fosse una maglia normale. Quindi, guardate qui, si stanno già creando i forellini. Quindi, un'altra regola, aumento va fatto uno sì, uno no. Quindi, giustamente, si fa per il diritto, si fa il gettato e si crea l'aumento. Nella fila, nel ferro di dopo, dove tutto ha rovescio, e lavoriamo al rovescio senza fare l'aumento. Andiamo, un'altra insieme. Ok, la mia maglia di vivaio io non la lavoro, io la sposto. Faccio di nuovo le mie maglie fino al punto di arrivare alla maglia in mezzo, quella centrale, vedete? Vedete? Eccola. Ora, prima di rifare la maglia centrale, devo fare il gettato. Ecco, gettato normale,
la maglia centrale singolare in questo caso, eccola, poi di nuovo subito un altro gettato e di nuovo la maglia per il diritto. E così arrivo fine del ferro facendo tutto per il diritto. Ora vedete, mi ritrovo che devo fare il ferro di ritorno che si presenta a rovescio, quindi elaboro tutto a rovescio normalmente, senza aggiungere e togliere niente. Siamo di nuovo con il ferro di andata e ne abbiamo già fatti 4 ferri e dopo 4 ferri, se andate a contare, prima erano 5, adesso sono 7 su ogni lato, quindi abbiamo aumentato di 2 per ogni lato, con la direzione a destra 2 e con la direzione a sinistra, sempre mantenendo la nostra maglia centrale. Allora, facciamo anche questo insieme. Guardate, faccio lavorazione per come si presenta delle 7 maglie perché sono aumentate. Quando arrivo qui, vedete, in centro dove c'è la maglia centrale, vedete. Devo fare come sempre prima il gettato, poi elaborazione della maglia e gettato. E poi continuo con l'elaborazione per il diritto fino al fondo del ferro. È facilissimo, però ha un effetto veramente molto bello. Guardate, vedete? Vedete che i forlini ci sono già, abbiamo aumenti e abbiamo già anche la direzione del nostro lavoro che stiamo realizzando. Ora, di nuovo la stessa cosa, il ferro di ritorno si fa tutto per il rovescio per come si presenta. Vedete? Tutto, anche il gettato lo elaboro normalmente. Vedete? Eccoci qua. E così noi andremo avanti fino a tutta la lunghezza del progetto che stiamo realizzando. Quindi ogni ferro di andata facciamo un aumento sul diritto con il gettato, mantenendo la maglia centrale, e sul ferro di ritorno facciamo un semplice rovescio. Guardate, vedete? Mi ritrovo di nuovo che sono in centro. Faccio il gettato. Faccio la lavorazione normale, ecco, gettato, e lavorazione normale, diritto, diritto, e così fino a fine del ferro. Dopo aver proseguito alcuni ferri, con la tecnica di aumento decorativo dovete avere questo risultato. Vedete? Ecco, così in questo tutorial vi ho fatto vedere come realizzare questo réglame decorativo. È un aumento che comunque vedete crea delle direzioni sinistra e destra, mantenendo il punto centrale, in questo caso la maglia singolare, che ripeto poi si può fare anche doppia. Spero che questo tutorial sia stato chiaro e utile per il vostro lavoro ai ferri. Ci vediamo al tutorial successivo.